Bene, veniamo adesso a questa serata. L'apriremo con il nostro format esclusivo, il CEO Summit, dal titolo che vuole essere un monito di speranza. Le eccellenze raccontano la ripartenza, casi di successo per un nuovo rinascimento del sistema Italia. Ci sarà Manuela Donghi. E allora chiamo la dottoressa Tina Gullì, titolare dello studio Gullì, l'avvocato Dario Bolognesi, fondatore studio Bolognesi, avvocati penalisti d'impresa, Gianni Polizzi, presidente di Promoter Group, e poi avvocato Michela Vecchi, founder studio legale avvocato Michela Vecchi. A questo punto sai cosa faccio? Ti lascio il palco anche ai nostri primi ospiti e ci rivediamo. Scaldati, perché poi abbiamo tante tante premiazioni da fare. Occhio che ti prendo in parola. Assolutamente, poi testerò. Tale. Ecco i miei relatori che invito a salire sul palco, buonasera. Buonasera, i protagonisti, come ha già introdotto Giacomo Iacomino, del nostro format esclusivo CEO Summit, le eccellenze raccontano la ripartenza, casi di successo per un nuovo rinascimento del sistema Italia. Ci sono già tante parole chiave importanti. Ci saranno due domande per i miei ospiti, per i relatori. La prima, appunto, che farà luce sui casi personali, quindi quello che è accaduto durante questi ultimi mesi, e invece la seconda che ci proietterà, la seconda domanda un po' più nel futuro, come giusto che sia, poi insomma passato, presente e futuro sono collegati, ma come veramente ripartire con lo sprint giusto, visto che parliamo di eccellenze. Io partirei dalla dottoressa Tina Gullì, titolare dello studio Gullì, giusto qualche parola in più per introdurre ciascuno dei relatori. Lo studio commercialista dottoressa Gullì Business Solutions opera nell'ambito delle consulenze fiscali da anni, offrendo alla clientela numerosi servizi sia nella consulenza fiscale che in quella aziendale, societaria, tributaria e contabile, online e offline. Dunque iniziamo a ascoltare il caso di successo, l'esperienza personale. Prego. Innanzitutto vorrei ringraziare per questo premio che mi ha onorata, e quindi successo. Spero di aver successo, di aver avuto successo, nel senso che ho cercato di dare il massimo in un momento di pandemia che è stata tremenda, sia per lo studio che per di come abbiamo dovuto lavorare tutti in smart working, tutti da, però ho sempre cercato di dare coraggio e di spronare la gente. Ho avuto un team che mi ha sostenuta in tutto e per tutto, dalla mia collaboratrice principale, da webmaster, insomma ho avuto il team. Un team spettacolare, perché da sola non ce l'avrei potuta certo fare. Certo. Quindi l'importanza del team che ritorna sempre, quindi questo sì, è bello sentirlo. È importante perché c'è stata una coesione totale tra di noi, per cui si puntava ad un obiettivo e si cercava di raggiungerlo nonostante le difficoltà, nonostante tutto quello che era a distanza. Noi lavorando con l'estero lavoriamo sempre anche in webinar, quindi certo, non abbiamo il contatto diretto, per cui tutto era tutto molto... Certo, certo. La mia esperienza mi ha dato che se ti prefissi un obiettivo e cerchi di perseguirlo in tutti i modi e cerchi di raggiungere anche l'impossibile e lo fai diventare possibile, prima o poi le cose avvengono. Ecco, questo è già un bello slogan, perché poi appunto chiederemo a discrezione, insomma, una frase, uno slogan. Sì, sì, sì. Beh, insomma, le basi c'erano, perché prima parlavamo, insomma, di tracciare, no, un filo conduttore tra passato, presente e futuro. Le basi c'erano, però ha riscoperto, per quanto ho capito, la forza del suo team. Anche perché durante quest'epoca è stato di sacrificio, diciamo, la gente è diventata più forte. Anche perché tutti quei no che ha ricevuto durante la pandemia, questo no, quell'altro no, li ha fatti diventare, certo, tutti più forti, quindi più caparbi. E questa, la tenacia, è una qualità che ti viene anche nelle difficoltà. Certo, che poi si usa spesso la parola resilienza un po' abusata, quindi sì, noi stiamo trovando dei sinonimi, però è quello, no? È quello, è tenacia, perseveranza. È vero, una cosa che abbiamo notato un po' tutti, e questo è bello, però avere delle riconferme anche attraverso proprio le storie e i racconti è bello. Grazie.
dopo naturalmente torno da lei. Avvocato Dario Bolognesi, fondatore Studio Bolognesi Avvocati Penalisti d'Impresa. Lo Studio Bolognesi fornisce dal 1982 assistenza e consulenza in ambito del diritto penale, dell'economia e dell'impresa. All'esperienza processuale affianca quella consulenziale, offrendo ai clienti qualificato supporto per l'elaborazione di assetti di deleghe e la predisposizione, aggiornamento e revisione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001. Anche qui chiediamo un po' la storia, di raccontarci peraltro, insomma, parole chiave, la consulenza, i clienti, come si è riusciti a mantenere integro il rapporto anche con i clienti. Prego. Si parlava di successi, noi siamo in pista quasi tutti i giorni, quindi successi e insuccessi. Eh beh, certo. Si alternano. Certo. Noi in studio diciamo che la sconfitta fortifica, ecco, perché così si imparano cose nuove. Però qualche successo a volte lo otteniamo. Di qualche interesse mi pare che possa essere, se questa è la domanda, un processo che abbiamo trattato ieri a Ragusa in materia di omicidio colposo per esposizione supposta ad asbesto, ad amianto, e il giudice ha assolto, non sappiamo naturalmente le motivazioni. Direi che la materia è particolarmente interessante perché non è ancora definito completamente il panorama scientifico che sottende a questa problematica, perché la malattia professionale che nasce dall'esposizione all'asbesto è il mesotelioma, che ha una eziopatogenesi molto, molto complessa. E quindi noi in questa materia siamo abbastanza impegnati, perché a parte il processo di ieri abbiamo diversi processi in questa materia, un po' in molti tribunali d'Italia. E è un aspetto delicato, interessante, anche perché, come posso dire, dimostra come oggi il diritto sia tributario in grande parte alla scienza, nel senso cioè che credo che il processo, forse più che noi, l'hanno vinto i nostri consulenti. Certo, ecco, cioè, certo. Sì, sì. Anatomopatologo importante, certo, che ha rappresentato al giudice una certa situazione di incertezza diagnostica che quindi ha portato a questo risultato. Nostro merito forse è di averlo scelto bene. Beh, se una cosa senza l'altra non esiste, sì, no? Comunque poi non si ottengono i risultati, quindi... Sì, sì. Ecco, di poche settimane fa invece, a parte gli insuccessi nel frattempo, come dicevamo, abbiamo avuto soddisfazione per una raffineria del sud, rispetto alla quale c'era una imputazione di disastro doloso per uno sversamento in mare di idrocarburi a causa di una falla in un serbatoio. E lei parlava di 231 prima, sì. Ecco, erano state chieste misure cautelari nei confronti delle persone fisiche, quindi era stato chiesto al pubblico ministero che, diciamo, importanti dirigenti fossero posti agli arresti domiciliari e soprattutto, anzi non soprattutto, ma accanto a questa grave ipotesi c'era anche quella del commissariamento della società. Io e l'avvocato Vecchi abbiamo a suo tempo seguito la vicenda del commissariamento di un'importante società farmaceutica, sappiamo quali sono i problemi che ne nascono e fortunatamente siamo riusciti ad evitare entrambe le misure, sì. Vediamo poi questa sentenza come potrà essere utilizzata in processi analoghi, perché il problema è che per questi reati che sono relativamente nuovi, gli elementi costitutivi non sono ancora inquadrati dalla giurisprudenza in modo preciso, no? Per esempio, per il disastro ambientale abbiamo tre aspetti: quello della irreversibilità del danno, quella della gravità del danno tale per cui occorrono
risorse eccezionali per provvedere, oppure ancora più insidioso il tema del disastro ambientale sanitario, cioè del pericolo per un numero indeterminato di persone. Qui il legislatore ha proprio sbagliato. Okay. Deve reintervenire. Determinato quindi. Su questa posizione, perché parlare di pericolo nel diritto penale è un grossissimo problema. Insomma. Ecco. Quindi vediamo questa sentenza se potrà essere. Cosa succederà? Beh, sicuramente dalle parole, allora noi abbiamo chiesto di raccontare delle storie, delle esperienze. Sicuramente siamo assolutamente sul pezzo rispetto a quello anche che dovrà succedere, no? Quello che bisognerà fare per intervenire. Grazie avvocato, dopo naturalmente torno anche da lei. Gianni Polizzi, presidente di Promoter Group. Promoter Group, anche qui un'introduzione un po' più mirata per capire insomma di cosa stiamo parlando. Si configura come una global service che eroga servizi di consulenza a 360 gradi con un portfolio tra i più ampi in Italia, spaziando dall'adeguamento normativo, ambito agroalimentare, sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la sorveglianza sanitaria, fino alla finanza e sviluppo d'impresa. E anche qui troviamo molte parole che secondo me possiamo prenderci come esempio per guardare al futuro. Gianni Polizzi. Buonasera a tutti, grazie dell'opportunità dell'intervento. Se devo ricordare il Covid, posso ricordare solo processi positivi e cose positive. Al di là di tutto ciò che abbiamo sentito dal punto di vista sanitario, per la nostra azienda è stato un momento di crescita, perché come diceva Einstein, dalla crisi nascono le opportunità. E noi abbiamo fatto nascere due brevetti importanti, perché il Covid ci ha tenuto dentro l'ufficio, dentro la sede, a pensare, a riflettere a ciò che mancava in quel momento in Italia. E da lì siamo riusciti a creare, brevettare un algoritmo di pianificazione della sanificazione. Cioè praticamente il legislatore con la circolare 5443 dice come fare la sanificazione negli ambienti per sanificarli. Ti dice quali prodotti usare, ma non dice quando, la frequenza. Noi vedevamo questi omini con la tuta bianca che facevano sanificazione e ci siamo posti una domanda: ma come fanno a scegliere il quando, cioè la frequenza, ogni quanto farla? E da lì abbiamo capito che c'era una vacatio legislativa e ci siamo messi a pensare come potevamo risolverla. Beh, ci siamo riusciti elaborando un algoritmo che abbiamo brevettato e fatto diventare in un protocollo di pianificazione della sanificazione, che è piaciuto al Ministero della Salute, che ci ha rimandato all'ISS, all'Istituto Superiore di Sanità, per la validazione, a tuttora in corso. E quindi è nato un primo brevetto che al mondo non esiste. Il secondo brevetto che è nato, occupandoci di medicina del lavoro, quindi di sorveglianza sanitaria, e vedendo che nel PNR, io sono di Ragusa, quindi lei parlava di Ragusa, occupandoci di medicina sul lavoro e leggendo che nel PNRR, quindi il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, ci sono 5 miliardi per la telemedicina, abbiamo pensato: ma perché non sperimentare la telemedicina nella medicina del lavoro, quindi nella sorveglianza sanitaria? Certo. E da lì abbiamo brevettato un camper, un'unità mobile di telemedicina, che stiamo validando sempre con l'Istituto Superiore di Sanità e che ci permetterà di applicare la telemedicina in medicina del lavoro, che in Italia non esiste. Quindi per noi il Covid, posso parlare lavorativamente parlando, è stata una manna, perché vi ha dato una spinta due brevetti in più, vi ha spinto ancora oltre. Poi è bello sentire anche che magari sono cose che partono dall'Italia proprio, no? Perché poi stiamo parlando, diciamo, di eccellenze italiane. Dal Nord Africa, perché Ragusa è solo l'ha detto lei, io non me sarei, però insomma, bellissima terra, stiamo parlando di una bellissima quando terra. Quando penso a Ragusa, appunto. Meridiano un po' più basso di tutti. Riusciamo a lavorare in tutta Italia, siamo orgogliosi. Ottimo, certo, assolutamente. Appunto, siete venuti a Milano a portare la vostra esperienza. Avvocato Michela Vecchi, founder studio legale Avvocato Michela Vecchi. L'avvocato Michela Vecchi è una penalista nota per l'abilità nelle strategie difensive e le notevoli capacità dibattimentali, la preparazione e l'impegno con cui si occupa di tutte le problematiche attinenti il diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale d'impresa, dimostrando una profonda conoscenza della materia e indiscussa professionalità. Andiamo a dire qual è anche la sua mission: è quella di aiutare l'imprenditore ad affrontare e gestire in modo dinamico e a 360 gradi il rischio penale d'impresa, materia nella quale ha ottenuto risultati eccellenti in moltissimi processi di rilevanza nazionale. E beh, aiutare l'imprenditore
Io poi parto da qui, poi naturalmente lascio lei raccontare la sua esperienza, però gli imprenditori hanno avuto tanto bisogno, soprattutto in questo anno, ce l'hanno sempre, però insomma probabilmente il vostro ruolo è stato davvero delicato. Beh, sì, il nostro ruolo è stato particolarmente delicato, come lo è sempre il ruolo dell'avvocato penalista. Devo dire che in questo anno difficile sono riuscita è un grande vanto per me a sollevare un po' il morale di diversi imprenditori a terra, perché afflitti da processi penali molto importanti, ed è stato un anno di grandissime soddisfazioni professionali. Sono riuscita ad ottenere con un pool di colleghi eccellenti vittorie veramente importanti, a partire dagli azionisti di una multinazionale farmaceutica condannati nel primo grado di giudizio per reati gravi come il riciclaggio e la frode fiscale. Abbiamo affrontato il processo di appello e cassazione, dove abbiamo ottenuto la vittoria assoluta perché sono stati assolti, e il dissequestro di circa 1 miliardo di euro, che comunque è una somma di tutto rispetto. Certo. Il processo è stato molto difficile, non solo per la sofferenza che hanno patito ovviamente i clienti, ma perché le questioni tecnico-giuridiche alla base del processo erano molto complicate, una delle quali era se lo scudo fiscale possa in sé per sé costituire attività di riciclaggio. Materia molto complicata tecnicamente, su cui la Cassazione ha assunto diverse posizioni, e quindi il fatto complicato, le questioni giuridiche sottese al fatto ancor di più, hanno richiesto uno sforzo veramente importante, quindi essere riusciti a far sì che i giudici abbiano giudicato applicando correttamente le regole giuridiche è stata una grandissima soddisfazione. Certamente, certamente. Sempre in quest'anno devo dire che ho ottenuto un'altra grande soddisfazione direttamente davanti alla Corte di Cassazione in una vicenda cautelare dove erano stati sequestrati computer, telefoni di privati cittadini, finanziatori di una fondazione politica, ai quali erano stato sequestrato tutto nel tentativo di un sequestro esplorativo volto ad acquisire chissà quali notizie di reato. Abbiamo ottenuto una grande soddisfazione in Cassazione, che ha annullato senza rinvio i sequestri con una sentenza nota che sta facendo stato, perché da un punto di vista applicativo, come gestire i sequestri informatici, che tipo di dati selezionare, se a monte, ancora a monte, se si possano fare, in punto di telefoni cellulari, di computer, c'era ancora grande incertezza. E questa sentenza è una sentenza che sta facendo stato, perché sta guidando l'operato delle procure delle repubbliche, e quindi questo è stata un'altra grande soddisfazione. Ancora, c'è stato un importante processo per bancarotta a Milano per svariati milioni, si parlava di 30-40 milioni, che ha interessato i terreni del Vodafone Village, e anche lì imputazioni complesse, questioni giuridiche che hanno richiesto nottate intere di studio, e abbiamo ottenuto una soluzione piena su tutti i capi di imputazione. E poi una piccola soddisfazione, mi sia consentito, che non fa parte proprio del diritto penale d'impresa, ma ho assistito un magistrato in una complicata vicenda disciplinare, più di 20 capi di incolpazione, dove abbiamo ottenuto il completo assoluzione totale. E anche questo, insomma, devo dire, quando l'avvocato difende un magistrato è chiamato ad una prestazione, se possibile, ancora più difficile e ansiogena da parte dell'avvocato, per ovvie ragioni. Aver avuto successo, devo dire che questo studio matto e disperatissimo, questa vita abnegata a tutto, quando poi ottieni successo. Eh beh, certo. Beh, insomma, voi insegnate sicuramente che il sacrificio c'è per forza, adesso non è che le cose cascano dal cielo, dirò una cosa banalissima. E quindi anche il fatto di dire bisogna trovarsi al momento giusto, al posto giusto, è relativo poi con il bagaglio di competenze e il team, visto che l'abbiamo ribadito, che serve a dare la spinta in più. Poi, se mi è consentita, appunto, una piccola digressione. Avvocato Bolognesi ha fatto riferimento a una vicenda che abbiamo seguito insieme diversi anni fa,
dove abbiamo ottenuto soddisfazione perché la magistratura riconobbe l'idoneità dei modelli organizzativi predisposti. Beh, io sono fiera di dire che l'avvocato bolognese è stato il mio maestro. Siamo stati insieme Meraviglia. Tanti anni, adesso siamo due realtà separate, sì. Ma lui è il mio grande maestro. Ma l'allievo, devo ha, superato che... l'allievo ha superato il maestro. Beh, diciamo maestro. Che si... sono felice di avervi qui insieme sul palco. No, noi siamo due. Parli nel microfono, così almeno la sentiamo, comunque tanto poi adesso do la parola. No, dico, i commercialisti parlano meno, gli avvocati... In svantaggio. La parola, no, adesso... No, non per questo, no, perché no, lo so. Si esprime molto più con... Certo. Fortezza di termini, eccetera. Giustamente. Mi sembra giusto, anche perché devono avere a che fare con una platea, cioè non che altre categorie abbiano a che fare con meno persone, però sicuramente la parola, certo, fa parte della professione. Della professione. Però quello che conta su questo palco questa sera è proprio l'esperienza, quindi diciamo che tutti e quattro l'avete portata a seconda delle vostre differenti, giustamente, competenze, come dicevamo poco fa. A questo punto io adesso vi chiedo di riassumere velocemente in una frase, in una parola, in uno slogan. Vedete voi, lascio aperta molto la cosa, però la chiave di successo per la ripartenza. Abbiamo parlato di quello che è avvenuto in questi mesi, ora come ripartire. Una parola, una frase non è un problema. A vostra, se è una parola va benissimo, se è una frase altrettanto. Dottoressa Gulli, sì, riparto da lei. Allora, io penso che... Microfono, se no non la sentiamo. Mi sente? Allora, sì. Io penso che ogni persona, se si prefigge un determinato obiettivo e perseguita una determinata idea, prima o poi la raggiunge, in qualunque modo, in qualunque... specialmente se continua con tenacia e con voglia di fare, perché se certo. Prima o poi la raggiungi... perché il sacrificio ti porta proprio il momento di sacrificio ti porta a raggiungere questo obiettivo. L'Italia si deve prefiggere un obiettivo e cercare in tutti i modi di raggiungere. I tempi sono stati molto tristi, però il Made in Italy, io che lavoro con l'estero, è amato e apprezzato certo. Nel mondo intero. Dobbiamo renderlo sempre più forte. L'amore del dettaglio, della particolarità, quello che è il Made in Italy non esiste nel mondo. Certo. Quindi come vengono curati i particolari, come vengono curate le... proprio andare nel preciso, no? Sì, sì. Cercano di imitarlo, ma non ci riusciranno mai. Quindi bisogna partire da questo, okay. dal fatto che l'ingegno italiano è amato all'estero tantissimo. Ecco, a volte dobbiamo valorizzarci noi certo. Di più, perché a volte siamo noi, no? Che magari non abbiamo il giusto... la giusta importanza. Quindi prima parola, così vediamo anche le altre. Tenacia, mettiamola così. Passione, esatto. Lungimiranza, riuscire a guardare ecco, oltre. Sono le... Ok. Avvocato Bolognesi, ritorno da lei. Seguo lo stesso ordine di prima. Cosa direbbe lei per guardare al futuro? Ma anche. Non ho delle idee precise. mi permetto di dire che quando si parla di ritorno alla normalità sono un po' perplesso, nel senso che non lo so quale sia la normalità. Secondo me la normalità della nostra vita è sempre abbastanza battagliera. Ci sono sempre impegni, ci sono sempre problemi, ci sono sempre difficoltà. Quindi, diciamo, la normalità per me non esiste sotto il profilo della piattezza, no? Cioè problemi, no. Problemi ci sono, questo è stato grave, ma ce ne sono anche dei più gravi, o ce ne sono stati dei più gravi, o ce ne saranno. Quindi il mio punto di vista è che non bisogna mai perdersi d'animo e insistere. Ecco. Insistere, ecco, persistere più che... E anche battaglia, mettiamoci come parola. Ok, Gianni Polizzi, Promoter Group, stessa cosa chiedo a lei. Sì, lei mi ha stimolato due frasi che dico sempre ai miei collaboratori. La prima, quando abbiamo il successo, per guardare al futuro, gli dico il successo è successo, quindi ormai è passato. La seconda... Un po' di festeggiamento, sì. Sì, no? Festeggiamo, se no, che facciamo? Poi dobbiamo ripensare. Esatto, come questa sera che siamo qua a festeggiare i sì, successi, se no. Poi domani si deve guardare successo. A un altro successo, esatto. La seconda frase che dico è sempre, dobbiamo essere talmente avanti che se guardiamo indietro dobbiamo vedere il futuro.
Questo serve, bello, a proiettarsi in un futuro che ancora gli altri non vedono. Certo. Perché se noi riusciamo a vedere al di là di ciò che vedono gli altri, individuiamo degli oceani blu di business, delle aree blu, che sono inesplorate, e vi garantisco ce ne sono, certo, tante in qualsiasi settore, il settore legale come il settore fiscale, certo, come penso nel nostro settore. E poi dobbiamo mirare a dare servizi, noi che ci occupiamo tutti di servizi, servizi all'imprenditore, così comunque singolari, che gli permettono all'imprenditore di dimenticarsi della cogenza, della compliance, degli obblighi che ha, ma di pensare solo al suo obiettivo, che è fare l'imprenditore. Invece oggi l'imprenditore è impegnato in mille questioni burocratiche, legali, fiscali, consulenze, vero, e perde... Vero. Perde di vista lo scopo. Quello obiettivo. Deve avere un po' dei fari, no? Che sono i vari professionisti. Lo scopo di Promoter, che forse è la Global Service che in Italia ha più servizi e a catalogo, è quello di liberare la mente dell'imprenditore da tutte le faccende legali obbligatorie e di farlo concentrare al suo business, in modo che lui pensa solo al suo lavoro. E quindi, giusto, dobbiamo aiutare l'impresa a ripartire in un momento come questo, che impone, okay, di essere più ligi al dovere, più attenti. Quindi parole al di là delle frasi bellissime che ha detto, ancora lungimiranza, ritorna il fatto di essere avanti e poi sinergia anche, no? Quindi creare proprio le reti, perché poi è un concetto che è tornato tantissimo in quest'ultimo anno. Avvocato Michela Vecchi, come guardare al futuro? Io dirò cose un po' diverse da coloro che mi hanno preceduto. Io penso che dobbiamo trarre un grande insegnamento, posto che alla normalità sarà difficile ritornare, però dobbiamo trarre un insegnamento, utilizzare le piattaforme digitali ed informatiche che ci hanno oramai sfinito esclusivamente per continuare a gestire da un punto di vista tecnico-scientifico i processi, e la formazione continua che gli avvocati devono avere, ma di rallentare rispetto all'utilizzo di queste piattaforme nel rapporto col cliente, perché l'empatia con il cliente rimane fondamentale. L'avvocato dovrebbe essere un avvocato freddo e distaccato, ma in realtà non è così. Dovrebbe avere due anime, un'anima fredda e distaccata quando studia il problema del diritto, ma far sentire la propria vicinanza al problema di un cliente che spesso ingiustamente è afflitto e perseguitato da sistemi di giustizia talora discutibili. Quindi io dico, utilizziamo le piattaforme digitali ed informatiche al meglio per la gestione tecnico-scientifica della causa, ma rallentiamo nell'utilizzo, nel rapporto col cliente, perché altrimenti si assiste a una smaterializzazione assoluta di un rapporto che invece è importante. Invece è importante, assolutamente. Ottimo, direi che questa è la chiusa giusta per terminare questo CEO Summit, che appunto, a partire da quello che è accaduto in questi ultimi mesi, vuole però guardare al futuro. Noi infatti l'abbiamo definito casi di successo per un nuovo rinascimento del sistema Italia, un nuovo rinascimento, insomma, chissà mai che poi, che ci sarà davvero, anzi, insomma, stando a quello che abbiamo sentito qui, almeno su questo palco, sì, secondo me sì, siamo sulla buona strada. Io ringrazio la dottoressa Tina Gulli, titolare dello studio Gulli, l'avvocato Dario Bolognesi, fondatore dello studio Bolognesi Avvocati Penalisti d'Impresa, Gianni Polizzi, presidente di Promoter Group, e avvocato Michela Vecchi, founder studio legale Avvocato Michela Vecchi. Grazie davvero e buon proseguimento di serata. Naturalmente ci rivediamo più tardi. Grazie, grazie davvero.